In occasione della giornata mondiale del rifugiato e per ricordare i 30 anni di attività del CIDIS Onlus, due giornate qui a Cassano Ionio dedicate all'accoglienza per discutere di buone pratiche di convivenza e parlare di inserimento lavorativo, sociale e culturale di rifugiati e richiedenti asilo. Cassano, lo ricordo, è stato il primo dei tanti comuni dove il CIDIS ha avuto modo di sperimentare e di elaborare strategie di convivenza insieme alle famiglie, alle donne, agli uomini e ai bambini arrivati dal mare. E per discutere di convivenze e di buona accoglienza è in corso di svolgimento appunto nel teatro comunale il convegno su vivere insieme oltre l'accoglienza, percorsi condivisi di integrazione sociale CIDIS Onlus. Da qui a poco con i protagonisti cercheremo di approfondire il discorso. Fondamentalmente, come vedete, sono soprattutto uomini, 25.000 dei 180.000 per intraprendere un viaggio della speranza. Quindi gli uomini sono quegli uomini che possono più forti intraprendere questo tipo di avventura. Quello che invece la crescita delle persone arrivate negli ultimi anni non è pensata in Italia. L'assessore Alessandra Oriolo è assessore alle politiche sociali del comune di Cassano Ionio. Ecco, quali politiche sociali avete messo in campo per l'accoglienza degli immigrati? Sono anni che ormai a Cassano c'è lo SPRAR, uno SPRAR che funziona per 29 immigrati, che funziona molto bene. È un centro, insomma, in cui gli immigrati arrivano e vengono seguiti in tutto il loro percorso. Ovviamente non si tratta di un CAS, qua vengono gestiti, vengono seguiti dall'inizio fino a quando poi ripartono, con tutte le procedure legali che bisogna fare. Quindi, che tempi di permanenza ci sono? Dipende comunque dalla situazione con cui arrivano, dalla situazione del momento, però tenga conto che nel momento in cui arrivano a Cassano hanno la tessera sanitaria, partecipano a dei laboratori di lingua, quindi loro imparano l'italiano, i bambini frequentano le scuole, quindi in tutto e per tutto c'è un progetto di integrazione ed è l'unico modo anche per gestire, insomma, queste persone che arrivano con una speranza da altri paesi, da altri mondi, da altre realtà ed è l'unico modo per aiutarli nel vero senso della parola. Parliamo di questa struttura organizzata per l'accoglienza, per la formazione, per seguire queste persone che arrivano qui a Cassano. Dello SPRAR. Lo SPRAR in questo momento, noi siamo stati vincitori del progetto SPRAR tra i primi in Italia per essere uno dei migliori progetti presentati. L'ente che gestisce, insomma, effettivamente lo SPRAR è la CIDIS Onlus, che con sede a Perugia, però ha una sede distaccata a Cassano, e gli stessi ragazzi dello SPRAR gestiscono tutta la situazione dell'immigrato da quando arriva fino a quando riparte. Parte da Cassano. Come sede logistica possiamo, per capirci, parliamo di Casa La Rocca. Sì. Casa La Rocca è la casa dove le famiglie abitano, dove effettivamente le persone arrivano e si trovano in famiglia, quindi sono degli ambienti ovviamente confortevoli, sono delle vere e proprie, è una vera e propria famiglia che lì si crea. 29 persone riescono a convivere tranquillamente in quella casa, che è ben arredata, pulita, tenuta a modo anche da parte loro, che comunque contribuiscono alla stessa mantenimento della casa. C'è una grande cucina dove di solito loro si soffermano a mangiare per i grandi pasti, per le grandi feste, dove più volte abbiamo partecipato sia io che l'amministrazione che il sindaco, proprio per stare più vicino possibile a queste realtà, perché sono veramente delle persone che per scappare dal loro paese effettivamente hanno bisogno di aiuto. Assessore Olio, oggi nel convegno si parla di vivere insieme. È facile coesistere in questo nostro ambiente sociale? Guardi, io penso sempre una cosa: se c'è rispetto delle regole si vive
bene insieme, ma indipendentemente dalla cultura, indipendentemente dalla razza. Si vive bene solo se si rispettano le regole, quindi anch'io che sono un'italiana di Cassano devo rispettare le regole per far vivere bene lei. Quindi nel momento in cui gli immigrati in questo momento vengono a Cassano tramite il progetto SPRAR, voglio specificare questo, tramite il progetto SPRAR, quindi vengono tranquillamente seguiti dall'inizio alla fine, allora lì si può parlare di vivere bene insieme, altrimenti anche tra noi italiani, se non seguiamo, se non c'è il rispetto dell'altro, se non ci sono il rispetto delle regole, se non c'è il rispetto delle regole, allora non si vive da nessuna parte bene. Oggi viene inaugurato il centro polifunzionale Cosmopolis. Che ruolo e funzione avrà? Allora, il centro polifunzionale Cosmopolis è un centro che è stato finanziato, la ristrutturazione dell'ex mattatoio è stato finanziato con i fondi proprio del Ministero per l'Immigrazione, quindi è stato finanziato, oggi viene consegnato, quindi oggi viene inaugurato. La destinazione d'uso del Cosmopolis è solo ed esclusivamente, perché per tale motivo è stato ristrutturato, i finanziamenti sono arrivati solo ed esclusivamente per questo, è specifica destinazione. Devono essere utilizzati, è utilizzato per progetti per l'immigrato, quindi tutto ciò che concerne laboratori didattici, laboratori di lingue, laboratori creativi, di fotografia e anche come un centro in cui si possono collegare con le loro famiglie, perché ci sono dei computer, il laboratorio, l'ex mattatoio, il centro Cosmopolis è ben attrezzato, ci sono delle scrivanie, ci sono delle stanze. È una finestra sul mondo. È una finestra sul mondo, loro possono tranquillamente lavorare qui e vengono seguiti nei loro percorsi, quindi è una stanza in più dello SPRAR, quindi oltre all'ufficio che in questo momento è al centro sociale. In questo momento noi stiamo avendo anche un'altra stanza, una stanza più grande, più confortevole, per dare la possibilità a loro di lavorare bene. Oggi è ancora del comune, il bando per l'affidamento del Cosmopolis è in itinere, quindi sperando che chi prenderà possesso, insomma, del Cosmopolis deve per forza utilizzarlo per quegli scopi almeno per 5 anni. Francesca Dorato è il vice sindaco della città di Castrovillari, oggi a Cassano per partecipare a questo appuntamento organizzato per parlare di immigrazione. Castrovillari che cosa sta facendo, che cosa ha fatto? Castrovillari ha già iniziato, insomma, questo percorso dedicato appunto al vivere insieme, così come è stato detto oggi, anche aderendo a quello che è il sistema del progetto SPRAR. Noi abbiamo delle famiglie, mi piace sottolineare questo concetto proprio della famiglia, perché abbiamo degli adulti e anche dei bambini che si sono ormai ben integrati all'interno del tessuto sociale già da diversi mesi. Speriamo di poter ancora accogliere altre persone sempre all'interno della rete SPRAR, perché davvero possiamo dire ad oggi di aver registrato una bella esperienza, un'esperienza di inclusione, di accoglienza, ma soprattutto di integrazione concreta a livello sociale e per quanto riguarda i bambini anche scolastico. Giovanni Manocci è responsabile dell'accoglienza in Calabria per gli immigrati. Parliamo di questo fenomeno e di come si sta evolvendo nella nostra regione e di come si sta gestendo nella nostra regione. È un fenomeno nuovo, perché fino a poco tempo fa era un fenomeno solo di passaggio. Stanno aumentando le presenze dei migranti nella nostra regione, siamo a un tasso pari al 5,4%, all'incirca 100.000 migranti su una popolazione di 1.870.000, che è considerevole visto la crisi economica. Naturalmente stiamo gestendo, come dire, in modo ottimale dal punto di vista dell'accoglienza vera e propria, perché la Calabria è fatta da tante realtà come questa di Cassano, che viene illustrata oggi dal CIDIS, che sull'accoglienza hanno investito, soprattutto nel servizio pubblico che è quello dello SPRAR, con storie incredibili di buona accoglienza e di buone prassi che vanno da Riace a Badolato, ad Acquaformosa, che diciamo sono i luoghi simbolo di questa accoglienza. Hanno fatto da pilota, da apripista.
Poi c'è il variegato mondo dell'immigrazione, che è molto più complesso, perché quando si parla di immigrazione molto spesso ultimamente si confonde il fenomeno con gli sbarchi degli ultimi periodi. Il grosso nucleo sono i residenti storicizzati, gli albanesi, i marocchini e tutto il resto, che compongono questa fetta del 5,3%, che aiutano l'economia calabrese, perché circa l'8% di loro sono iscritti alle camere di commercio. 13.600 sono i ragazzi iscritti nelle scuole dell'obbligo in Calabria, che significa 400 docenti che sono rimasti in Calabria, perché sono tante cattedre che ci sono state. Provocano anche effetti positivi per la nostra terra? Positivi anche dal punto di vista economico. Ormai si sa che una parte delle pensioni degli italiani e quindi anche dei calabresi vengono pagati da questa produzione di reddito da parte degli immigrati, perché essendo un fenomeno nuovo loro non hanno ancora diritto alle casse previdenziali, per cui, come dire, un surplus di economia che viene investita dall'INPS per pagare le nostre pensioni. Quindi, per dire come sia un complesso, un fenomeno molto molto complesso. Naturalmente ci sono anche delle problematiche che non riescono ad essere, come dire, aggredite in questo momento, che è quello per esempio relativo alle aree di crisi della Sibaritide e di San Ferdinando Rosarno, dove ci sono questi migranti stagionali molto sfruttati in agricoltura. Caporalato. Caporalato. Noi abbiamo fatto un incontro qualche settimana fa a Rosarno, abbiamo discusso dei dati che Medu, i medici che stanno all'interno del campo di San Ferdinando e Emergency, che sta a Polistena, hanno tradotto, come dire, in statistica 1800 questionari di persone che sono andati nei loro ambulatori. Emerge che l'80% delle presenze in quelle zone sono presenze regolarizzate, nel senso che questi sono lavoratori. Quando si parla di clandestinità, quando si parla di questi effetti degenerativi, non esistono, ma esiste la crisi economica che porta queste persone ad andare via dal nord perché non si trova più lavoro, magari nelle fonderie, magari nell'industria, a venire giù da noi, dove c'è una tolleranza maggiore, c'è un clima migliore, il costo della vita è inferiore e quindi si stabilizzano in queste zone. Noi lì dobbiamo fare la scommessa dell'integrazione. E dobbiamo farlo su due aspetti, l'aspetto dell'agricoltura e l'aspetto del servizio alle persone, che non viene mai citato. Noi diamo in affidamento agli immigrati, alle signore, soprattutto quello che abbiamo di più caro, i nostri genitori, i nostri nonni, però lo facciamo in un livello che non è di professionalizzazione e che è soprattutto un mercato nero. È tipico a quello che succede, parafrasando Rosarno, siamo a quei livelli. L'integrazione significa dare anche diritti a queste persone, dare contezza e fare in modo che questi siano i nuovi cittadini, come dire, a tutto tondo, perché ne hanno il diritto. E noi da questa, come dire, da questa nuova società, da queste nuove residenze possiamo trarre quegli effetti che in questo momento sono devastanti: lo spopolamento per i piccoli comuni, la fuga dai nostri paesi, che perdono abitanti nonostante ci sia questo fenomeno dell'immigrazione. Allora, questa complessità noi dobbiamo governarla. Se non saremo capaci di governarla, la subiremo e credo che non faremo un bene né a noi né alle future generazioni. È facile vivere insieme? La domanda la giriamo a Maurizio Alfano, esperto di politiche di integrazione. È facile e auspicabile poter vivere insieme. In questo momento storico in realtà sta diventando sempre un più complicato, perché è la politica, è la percezione del fenomeno dello stare insieme è fortemente messa sotto attacco da situazioni che in realtà potrebbero essere meglio definite. Mi spiego meglio. Qui siamo a Cassano ed è un crocevia di integrazione, un crocevia anche di buone pratiche, ma se si continua ad alimentare forme di paure, che le persone che arrivano occupano spazi, che possono creare problemi alla nostra economia, che i nostri figli o la nostra stessa possibilità di sopravvivenza economica può essere, come dire, minacciata dalla presenza delle persone che arrivano, non diventa facile stare insieme. Al contrario,
la nostra economia, la nostra demografia, il nostro stesso essere uomini e donne di ogni giorno trova momenti di ricchezza e di importanza proprio nello stare insieme. Sì, è facile perché è una delle cose più naturali al mondo che il mondo sia riuscito a creare, quello del poter stare insieme, uomini e donne, di colore, cultura e religioni diversi all'interno di uno stesso spazio, che è un universo che è nella disponibilità di tutti. Ecco, in questo contesto la Regione Calabria e le istituzioni locali che cosa stanno facendo? Fanno il loro dovere? Allora, le istituzioni, per quello che in questo momento si sta verificando, anche perché noi siamo terra di sbarchi e voi come Cassano, collegati direttamente a Corigliano, siete fortemente interessati a questo, seppur molte volte lasciati o non meglio assistiti dalle prefetture e dal governo, stanno cercando di fare le migliori cose possibili. L'impegno c'è. La Regione si sta dotando di un piano regionale per l'accoglienza, un'accoglienza che non è soltanto accoglienza in maniera straordinaria, ma un'accoglienza che guarda un po' alle politiche sociali, per cui c'è una sinergia in questo momento di alcune amministrazioni che sono, diciamo, più all'avanguardia della Regione Calabria, che messe insieme stanno determinando strumenti per poter meglio garantire l'accoglienza in un momento molto particolare in cui c'è un'emergenza umanitaria dall'altra parte. Cassano Polo Spar oggi apre questo centro di accoglienza e di integrazione. Sì. Un altro punto di riferimento importante, diciamo. È un altro punto di riferimento importante, guardi che tutte queste possibilità, oltre allo SPRAR, che vengono date alle comunità, sono dei momenti importanti, sono dei momenti di rottura, ma sono anche dei momenti in cui ci rimettono in discussione a riportarci a quello che erano anche i nostri vecchi stili di vita, che abbiamo un po' abbandonato, e quindi anche quello di saper riutilizzare le stesse cose per fare delle economie, saper parlare con gli altri, ascoltare meno il giudizio e il pregiudizio degli altri, ci può sicuramente mettere in una situazione di poter vivere meglio e stare insieme. La Calabria e Cassano, terre di emigrazione, ora divenute terre di immigrazione, dovrebbero essere ancora più sensibili verso questo fenomeno. Quello che lei dice è fortemente vero, dovrebbero, perché in questo momento si deve usare anche il condizionale, perché non è scontato questa accoglienza, non è scontato, stare insieme, anzi ci sono all'interno di alcuni comuni fenomeni e segnali di intolleranza vera e propria, per cui noi che siamo e continuiamo a rimanere una delle regioni che ha un tasso di emigrazione fortemente in termini percentuali alto, dovremmo essere quelli maggiormente vocati alla integrazione e all'accoglienza, perché là ci sono ancora 500.000 di calabresi e la popolazione attuale è meno dei 2 milioni, quindi un quarto di calabresi che è immigrato in ogni parte del mondo. Questo purtroppo segnala che ci sono, come dire, non amministrazioni o momenti o luoghi di far capire meglio quelli che sono i valori delle migrazioni, perché i fenomeni di intolleranza, come le dicevo, purtroppo ci sono. Probabilmente per fronteggiare questo fenomeno più informazione, maggiore informazione e sana informazione. Ha perfettamente ragione, lei ha posto il problema del problema. Una sana, corretta, rigorosa informazione e non utilizzare i mezzi di informazione dando dei numeri o rappresentando le situazioni che non si conoscono. Quindi l'informazione, quindi anche voi avete un ruolo di responsabilità enorme nel creare una pace sociale di cui un vivere insieme ha bisogno. Sindaco Passo, Cassano si conferma città dell'accoglienza e della solidarietà. Sì, l'abbiamo testimoniata tante volte. Ricordo che dedicammo la notte bianca del 2013 all'integrazione e all'accoglienza. Oggi opera sul territorio comunale un progetto SPRAR molto, molto qualificato. Assistiamo a 29 immigrati tra richiedenti asilo e rifugiati, un progetto che sta dando i suoi frutti e che è molto molto apprezzato in tutta la provincia di Cosenza. Infatti sul progetto cassanese c'è grande attenzione, grande soddisfazione, quella soddisfazione che ho colto quando il Comune di Cassano, presentando il progetto al Ministero dell'Interno, si è classificato al primo posto in Italia e addirittura si è classificato davanti all'importante comune di Torino, allora guidato, diretto da Piero, governato da Piero Fassino. Oggi CIDIS, che festeggia peraltro 30 anni di attività in questo settore, è l'associazione che interagisce con il comune di Cassano Ionio, ha organizzato proprio per questo riconoscimento a Cassano 2 giorni di dibattito, di confronto, anche di svago, per parlare di integrazione, vivere insieme rispetto a questa gravissima emergenza umanitaria che c'è nel mondo,
e per la quale non possiamo far finta di niente. Cassano quindi città della solidarietà, Cassano quindi città dell'integrazione, città dell'accoglienza. Abbiamo avuto finanziato la prosecuzione del progetto SPRAR. Nella nuova redistribuzione che ha disegnato il Ministero dell'Interno insieme all'ANCI, toccheranno a noi altre 50 unità, abbiamo già aderito, questo per evitare anche che possano essere aperti dei CAS con un numero sproporzionato di migranti, e lavoriamo quindi all'integrazione sapendo molto bene che comunque c'è un disagio sociale fortissimo, uno stato di disoccupazione che investe la nostra popolazione ad ogni livello, con la quale dobbiamo fare i conti, e nell'ambito di questo concetto però Cassano vuole testimoniare che è un comune che partecipa alla gestione umanitaria di questo dramma che investe purtroppo milioni di persone. Oggi si inaugura anche il centro polivalente Cosmopolis che ha seguito il comune. Sì, il comune di Cassano ha presentato un progetto al Ministero dell'Interno e ha avuto finanziato un progetto di 265.000 euro. Recuperiamo l'ex mattatoio comunale abbandonato per tanti anni, è stato recuperato, ristrutturato, arredato per un centro che abbiamo chiamato Cosmopolis, polivalente perché accoglierà, darà informazione, assisterà e soprattutto avrà al suo interno dei laboratori che potranno essere utili ai migranti del progetto SPRAR del comune di Cassano, ma che può essere anche utile come servizio in tutta la zona. Questo anche per mettere, come sempre, Cassano al centro, diciamo, delle politiche anche sociali della piana di Sibari. Un progetto, insomma, che farà parlare bene di Cassano. Quello stabile per 5 anni è destinato a questo servizio. Abbiamo, fra poco inaugureremo, dopodiché ci sarà un formale bando per l'assegnazione e la gestione dello stesso. Oggi si parla di vivere insieme, gli immigrati che arrivano a Cassano si integrano e convivono, coesistono con la popolazione locale. Io, a parte, diciamo, qualche protesta dovuta soprattutto a disinformazione, protesta anche dovuta a qualche elemento di subcultura che ci possa essere, anche a questioni fomentate, perché molto spesso si fomenta anche, appunto, diciamo, di disinformazione soprattutto. Si fomenta, diciamo, questa questione, ma c'è tanta disinformazione. Mi fa piacere che da questo punto di vista abbiamo a Cassano un vescovo che ci mette la faccia, sta dicendo la sua, l'ha testimoniata in tanti modi. Ma io non lo dico per accartevarmi la simpatia, l'amicizia di Monsignor Savino, perché simpatia ce n'è, c'è anche abbastanza, reciproca, c'è un grande rispetto, una grande stima sia sul piano personale che sul piano del lavoro che ognuno svolge. Io apprezzo quello che sta facendo il Vescovo e soprattutto ho apprezzato le sue parole l'altra sera quando ha detto: oggi respingiamo e non dobbiamo respingere, magari domani saremo costretti a chiamare, perché, come è stato dimostrato anche nel convegno che si sta svolgendo nel teatro comunale, beh, insomma, qui la natalità, diciamo, le morti superano la natalità, e quindi arriverà il momento in cui noi avremo bisogno, no, di nuove unità, di nuove persone sul nostro territorio. Cassano non deve strafare, Cassano si deve mettere nel circuito, diciamo, dei comuni più disponibili, più disposti all'accoglienza. Cassano, proprio perché è sede di Curia Vescovile, deve dimostrare di aprire le braccia e non le può chiudere nella maniera più assoluta. Cassano ha una storia importante anche per il riscatto sociale. Da Cassano, negli anni subito dopo la guerra, sono stati tanti i nostri concittadini che si sono messi su una nave e sono andati nelle Americhe per cercare fortuna. Poi negli anni 60 l'emigrazione nell'Europa. È un comune che ha vissuto questa esperienza, non può essere un comune populista, non può essere un comune che di fronte a chi ha bisogno gira il volto dall'altro lato. Può essere un comune insensibile a questo fenomeno?
Cassano è una comunità meravigliosa, abitata da gente per bene, onesta, da gente che sa che bisogna fare accoglienza. Città Cassano della solidarietà, dell'amicizia, dell'abbraccio tra i popoli. Maria Teresa Terreri, presidente del CISOLUS, vogliamo parlare di questi primi 30 anni di attività. 30 anni di attività spesi al servizio delle politiche di integrazione dei cittadini stranieri in diverse parti d'Italia, e qui a casa abbiamo voluto cominciare i nostri festeggiamenti proprio qui a Cassano, perché qui a Cassano sono nati i primi servizi di accoglienza per la popolazione immigrata. Ecco, Cassano, un territorio aperto subito a questo fenomeno. Sì, 10 anni fa abbiamo trovato una situazione fortunata in cui risorse buone come quelle della Chiesa, del Comune, dei CIDIS stesso e di alcuni imprenditori lungimiranti si sono messi insieme per organizzare servizi innovativi di accoglienza degli stranieri, soprattutto rivolti ai braccianti agricoli, che poi si sono trasformati in una risorsa di accoglienza per il territorio e che ancora oggi lavorano con i servizi SPRAR. Il flusso degli immigrati non si è chiaramente arrestato, ogni giorno arrivano sulle nostre coste, sulle coste italiane, migliaia di disperati in cerca di una vita migliore. E infatti io li chiamerei appunto persone non disperate, perché sono persone che hanno una speranza sul nostro paese e una buona accoglienza può incidere nel loro percorso di inserimento ed essere una risorsa per il territorio. In Calabria abbiamo tanti esempi di accoglienza di stranieri che diventano risorse per il territorio, come è diventato nella storia Cassano, che accoglie gli stranieri e ne trae il beneficio dell'incontro tra le differenze. Ecco, Cassano che oggi allarga ancora il suo raggio di azione con un'altra struttura che inaugura proprio in questa occasione. Sì, in questi 10 anni siamo riusciti insieme al Comune, con il Comune protagonista, a rivalutare, ristrutturare un bene al centro del Comune, l'ex mattatoio, che può diventare un centro di socializzazione, di incontro tra cittadini e cittadini stranieri e può diventare una nuova risorsa di attività e di interesse culturale per la città. Quindi sgombiamo il campo dalle paure, dai patemi, nessuna invasione. No, i numeri, come hanno dimostrato oggi al convegno, non sono così grandi, non c'è emergenza, è la paura e questo parlare di invasioni che non ci fa governare un fenomeno che è ormai strutturale e che se organizzato, governato, può essere una risorsa e non un problema. E sul fenomeno dell'immigrazione in Calabria e sulla sua gestione ascoltiamo anche la parola dell'onorevole Giuseppe Giudice Andrea, consigliere regionale. Credo che dopo tanti anni il fenomeno fortunatamente vede i numeri in calo. La fortuna non è tanto per la nostra capacità d'accoglienza, che la Calabria ha sempre dimostrato di essere in testa a livello mondiale come amore verso il prossimo e capacità d'accoglienza nei confronti di queste persone, ma se i numeri sono in calo è perché in qualche modo è probabilmente meno esigenza che vengano verso il nostro paese. Questo è un dato che raccogliamo da alcune delle bellissime analisi fatte oggi qui in questo convegno. Ma esperti del settore in questo campo? Caspiterina sì, c'è professori universitari, persone impegnate sul campo che vengono da Napoli, da Bologna, da Bari. È un convegno di alto livello e per questo non possiamo fare altro che ringraziare la CISOLUS per i suoi 30 anni. È un trentesimo. Un lungo percorso. Sembra diciamo, tutto sommato una giovane onlus, ma con una grande esperienza. E affidarci a loro anche per le migliori pratiche sotto questo punto di vista può essere una cosa molto utile. Le realtà locali come Cassano danno un grosso contributo alla questione. Lo ha detto bene il sindaco Papasso, Cassano è stata ed è in prima linea sull'accoglienza, sia perché hanno finalmente deciso di fare un progetto SPRAR, che è quello programmato e che impedisce poi la realizzazione dei CAS, quindi l'invasione attraverso alberghi messi in disuso, che si sta verificando un po' in altre regioni, laddove le prefetture sono costrette a reperire ambienti idonei e a ricevere più persone. Qui a Cassano il sindaco ci ha illustrato il suo
suo progetto, il progetto di 50 persone che troveranno accoglienza e potranno inserirsi in maniera attiva nella comunità cassanese diventando membri effettivi della stessa. E sono contento che si possano fare questo tipo di progetti. Vanno replicati in ognuno dei 151 oramai comuni della nostra provincia, nei 405 comuni dell'intera regione, perché è il modello migliore, quello in cui queste persone trovano un'accoglienza che li rende partecipi di una società che non li respinge, e poi magari alcuni di loro fanno fesserie. Invece così il fenomeno viene guidato, viene controllato, viene tenuto, diciamo, nel modo più umano e più possibile vicino alle condizioni migliori. Al di là di una cattiva propaganda che pure c'è, io ritengo che ci sia necessità di una maggiore e corretta informazione su questo fenomeno. Beh, le preoccupazioni sono legittime, perché se no finiamo per prenderci in giro. In una fenomenologia come quella di oggi, dove sentiamo parlare di terrorismo, di uomini immigrati di seconda generazione che commettono atti che, insomma, non vorremmo assolutamente mai vedere nella nostra terra e che grazie a Dio fino ad oggi non abbiamo mai visto, non collima con tutto quanto quello che noi vogliamo far vedere, che tutto quanto rose e fiori. È chiaro che vanno fatti i controlli, è chiaro che deve esserci un controllo sanitario, che c'è dal loro arrivo, viene fatto poi un controllo di polizia attento su ognuna delle persone che accogliamo, e poi però non bisogna essere respingenti, perché civiltà grandi come gli Stati Uniti d'America hanno fondato la loro grandezza proprio dal fatto della multirazzialità, accogliendo anche noi che in qualche modo gli abbiamo portato fenomeni come la mafia, perché se non vogliamo dimenticarlo. La verità è che quella paura del diverso non va sminuita, perché sennò offendiamo l'intelligenza delle persone, non va nemmeno esagerata, perché quella paura può trasformarsi invece in capacità di rendersi conto di chi abbiamo di fronte e farlo diventare realmente nostro fratello. Un problema che può diventare anche una risorsa. Assolutamente sì, lo diciamo in più lingue. Le nostre scuole si vanno via via depauperando, i bambini che arrivano grazie a queste famiglie, che arrivano con i genitori, i minori non accompagnati, riempiono le nostre scuole e danno la possibilità di non chiuderle e consentono ai nostri figli di cominciare ad avere un'interrelazione multiculturale che può essere solo di crescita. È come se vivessero all'estero senza bisogno di allontanarsi, si confrontano con altre culture, con altre religioni, con altri modi di vivere, valutano, soppesano e diventano migliori, perché solo in questo modo si può crescere. Anche in Calabria, se lo abbiamo fatto nei secoli passati con gli occitani, lo abbiamo fatto con i valdesi, si è fatto sempre. La Calabria è sempre stata una terra d'accoglienza, con delle punte però di grande e terribile eccidi come quello dei valdesi poi nel 1560, ma quando parliamo di Albania parliamo di Valdesi, parliamo di accoglienza e di tradizione della nostra regione ad essere un porto del Mediterraneo sul quale approdano inevitabilmente le persone che scappano via da altri mondi, altre guerre, altri paesi. I calabresi in altri tempi sono stati accolti anche in altre realtà? Senz'altro, lo spiegava bene chi ci ha preceduto, un professore dell'Università della Federico II di Napoli, che il saggio è assolutamente impassivo. Se noi pensiamo agli oltre 1 milione di cittadini calabresi che vivono nella sola Toronto e ai 25.000 che ospitiamo invece in Calabria di stranieri, vediamo che il saggio è in disavanzo. Non pensiamo alle altre parti del mondo, ho parlato solo di Toronto. I calabresi nel mondo hanno dato tanto da un punto di vista di lavoro. Lo spopolamento dei nostri centri può essere, diciamo, rivitalizzato attraverso questi progetti SPRAR, che danno l'idea dell'onda barbara che arriva, ma è un'accoglienza per ragazze madri, per giovani, per soggetti che hanno maggiori difficoltà, che posso offrire anche opportunità di lavoro ai nostri figli, perché no? Thank you.
Non c'è. C'è. No, è chiuso, è chiuso. Scusa le spalle. E te alla coda? Ancora? Chiamiamo un po'.